a todos, qué alegría verte. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con tutti voi, è molto bello vedere che siamo molto numerosi, è un piacere per me essere qui oggi accompagnata. Ci aggiungiamo ai festeggiamenti per la giornata mondiale del teatro con un paio di giorni di ritardo e anche per i festeggiamenti dei 30 anni dell'Istituto Cervantes. Iniziamo una serie di conferenze intitolate Fuori di scena, in cui vogliamo trovare un punto di incontro per parlare di teatro e stabilire relazioni con i rappresentanti culturali di questo settore. Questa prima tavola rotonda sarà dedicata al teatro classico, poi la seconda al teatro contemporaneo. Cercheremo di trovare un ponte tra la drammaturgia classica e quella attuale. Oggi parleremo del teatro classico nel secolo XXI, cioè avvicinandoci alla figura di uno dei più importanti drammaturghi di tutti i tempi, Pedro Calderón de la Barca. I suoi testi sono stati creati più di 400 anni fa e non hanno perso la loro validità. Si possono leggere con una chiave attuale i problemi del nostro tempo. Abbiamo dei grandissimi esperti invitati d'eccezione. Inizio da Lluís Homar, che vi presento. È nato a Barcellona, attore, regista teatrale. Nel 76, insieme ad altri attori, ha fondato la Società Cooperativa del Teatro di Barcellona, istituzione chiave nel teatro, nel panorama teatrale spagnolo. Lavora anche sul grande schermo con alcuni dei registi più importanti del cinema spagnolo, come Agustín Villalonga, Moncho Méndez. Dal 2019 è direttore della Compagnia Nazionale di Teatro Classico Spagnola e in questi giorni è in scena il Principe Costante, che sta avendo un grandissimo successo sia di pubblico sia di critica. E speriamo di potervi partecipare la settimana prossima. C'è anche Ignacio Garcia, oggi con noi, nato a Madrid, dirige la Fondazione Festival Internazionale del Teatro Classico di Almagro. Ha diretto spettacoli teatrali su testi di Calderón e di altri, ha tenuto seminari su interpretazione per cantanti di opera e operetta, su anche autori del Secolo d'Oro. Ha portato in scena più di 30 titoli del Teatro Universale. Abbiamo anche Francesco Pititto, in magoturgia, esperto di magoturgia, fondatore nell'85 insieme a Maria Federica Maestri di Lens Rifrazioni, compagnia artistica in cui dirige i suoi progetti e messe in scena. Con altri membri ha fondato nel 2015 la Lens Fondazione, ente culturale di cui è co-direttore artistico e presidente. Come moderatore abbiamo Alessandro Cassol, professore di letteratura spagnola e storia del teatro spagnolo dell'Università di Milano. Si è occupato della letteratura del Secolo d'Oro e di diversi drammaturghi del secolo XXI. Sarebbe dovuto essere con noi Javier de Dios, ma purtroppo non è potuto essere qui, e Carmen Canillas, l'addetta culturale dell'Istituto Cervantes di Milano, che ha lavorato molto a questo progetto, ci spiegherà per questa assenza. E voglio ringraziare la presenza di tutti voi qui. Grazie a tutti, grazie Teresa. È un peccato che non abbiamo potuto avere qui oggi Javier de Dos del Centro di Documentazione per le Arti dello Spettacolo del Ministero della Cultura spagnolo, perché grazie a lui abbiamo ottenuto un repertorio, abbiamo potuto avere un repertorio dedicato a Calderón de la Barca, che ci ha reso Teatroteca per questo progetto che stiamo lanciando. Riprenderemo la sua presenza a ottobre-novembre, sarà con noi ad ottobre-novembre. Su un repertorio ci parlerà Alessandro, quindi ci parlerà dei titoli scelti affinché i ragazzi, gli studenti dell'Università di Udine e di Milano abbiano a disposizione, perché qui ci sono tantissimi studenti, ringraziamo appunto le due università e anche la Scuola Spagnola di Ivrea, le scuole, i licei di Milano che si sono uniti a questo progetto, e
e le università partecipano concedendo dei crediti ai propri alunni. Parte di questo credito è stato questo lavoro che dovranno fare gli alunni, che vedranno una serie di opere teatrali e faranno delle schede su queste opere. Quindi questo progetto davvero unisce molti enti culturali che hanno a che vedere con il teatro, come la Compagnia Nazionale, il Festival di Teatro, l'Università Statale di Milano, l'Università di Udine, il Ministero della Cultura. Grazie davvero per essere qui insieme, è una forza che ruota intorno al teatro e questo. Grazie a tutti. Grazie Carmen, credo che posso dare la parola al moderatore. Beh, molte grazie, davvero grazie di cuore a tutti da parte dall'organizzazione dell'evento, grazie per il ciclo di questo progetto e grazie a Carmen che è stata insomma la grande promotrice di questo progetto e, attraverso l'Istituto Cervantes. E in questo caso appunto parliamo con le università e con l'Istituto del Nord Italia, ma anche gli istituti Cervantes di Roma, di Napoli, di Palermo continuano a lavorare per affinché appunto la cultura spagnola arrivi in tutto il mondo. Siamo molto contenti di avere qui con noi i nostri ospiti, ma anche tanti alunni, tanti studenti della mia università, ma anche di altre università e di licei. Questo è un premio in un certo senso per noi, perché dimostra l'importanza del lavoro di diffusione, di divulgazione, di alta divulgazione se possibile, che tutte le istituzioni coinvolte cercano di fare e proviamo a fare e lo facciamo da anni. Come stava dicendo Carmen Canillas e come già annunciato la direttrice del Cervantes Teresa Iniesta, purtroppo non può essere presente oggi Javier de Dios, che è il nostro punto di riferimento magnifico, grandioso della Teatroteca, che è questo straordinario archivio che raccoglie registrazioni di spettacoli, di montaggi recenti, soprattutto, ma non solo recenti. Ci sono spettacoli importantissimi da un punto di vista storico raccolti in questo archivio e che è accessibile da parte di qualsiasi utente, diciamo con le credenziali di accesso, ovviamente registrandosi come utente. E nello specifico per gli alunni che partecipano a questo progetto è stato creato un accesso speciale a un nucleo di spettacoli. Ora, non, ovviamente non posso elencarli tutti, ma ci sono titoli importantissimi. Dentro de esta de un amar después de la muerte, una dama duende, la dama duende. Una dama duende, recente che abbiamo visto a Milano, anche quando è passata per il Teatro Piccolo. Ci sono quattro montaggi della vita e sueño, c'è un gran mercato del mondo, due montaggi del gran teatro del mondo e ovviamente c'è un principe costante, non un principe costante qualsiasi, ma il principe costante che in questi giorni sta riempendo le scene del Teatro della Commedia della Compagnia Nazionale del Teatro Classico. E ovviamente abbiamo il grandissimo piacere e onore si blocca di avere come ospite qui Lluís Omar, che ha due sfumature, sia direttore della compagnia che attore, che sta interpretando Don Fernando. E ovviamente parleremo con lui in generale della Compagnia Nazionale di Teatro Classico, nello specifico di questo montaggio del Principe Costante. Sto pensando in questo momento che una parte del nostro pubblico, dei partecipanti, non sono specialisti del teatro del Secolo d'Oro,
per cui voglio dare direttamente la parola ai nostri ospiti affinché possano presentarsi rapidamente in pochi minuti e possano presentare la propria funzione, il proprio ruolo all'interno delle associazioni a cui partecipano. No, che a volte si blocca. Alessandro, la tua connessione sta dando qualche problema. Per cui, per favore, sì, molto breve, così non ci sono problemi. In ogni caso, stavo sul punto di dare la parola a Luis Omar affinché possa presentarsi e possa presentare la Compagnia Nazionale di Teatro Classico, che ha una storia lunghissima e si meriterebbe tutto un evento dedicato, ma lascio a lui la parola. Luis. Molto bene, molto grazie Alessandro. Un saluto affettuoso a tutti i partecipanti a questo incontro. Siccome siamo abbastanza, dobbiamo cercare di essere brevi, concisi. Vediamo se ci riesco. La Compagnia Nazionale di Teatro Classico ha una storia di 35 anni, non di più. Quindi credo che Adolfo Marsiglia, che nell'anno 86 l'ha creato un po' con la missione di dar valore a questo patrimonio incommensurabile che è costituito dal Secolo d'Oro. Quindi questa è un lavoro che è stato fatto nel corso di questi 35 anni. Noi diciamo ci pensiamo come punti di riferimento, ma il nostro specchio in Francia sarebbe la Comédie Française e in Inghilterra la Royal Shakespeare, queste istituzioni che nel corso dei secoli hanno dato un senso e una attualizzazione, un aggiornamento di questi autori. Noi abbiamo avuto un vuoto enorme di tempo. Questa connessione con tutti questi materiali è stata sporadica. Sono stati 35 anni, come dicevi, evidentemente ci sono degli errori fondamentali, Calderon, Lopez, Tirso de Molina, questi sono diciamo i principali, ma stiamo parlando di un corpus di testi di 7.000-8.000 testi. Per cui qui c'è un lavoro da fare per i secoli a venire che si potranno rivedendo, rivisitando, catalogando questo patrimonio incommensurabile. C'è stato questo lavoro, io sono il 7º-8º direttore e sono stato nominato a settembre del 2019, quindi questa è la nostra prima stagione, possiamo dire, perché abbiamo preso la vecchia stagione di Elena Pimenta, che era la vecchia direttrice. Questa è la nostra prima stagione in cui abbiamo presentato il nostro programma. Quindi la grande sfida di questa istituzione, che ha molto a che vedere con ciò che stiamo proponendo oggi, è non prendere i nostri autori classici. Apro una piccola parentesi, cioè ci concentriamo sul Secolo d'Oro, ma nel nostro repertorio rientra il XVIII secolo, il XIX secolo e anche più indietro. Ma fondamentalmente per concentrarci su questa cosa vogliamo rompere con l'idea che il teatro classico sia teatro antico, perché stiamo facendo un lavoro museale per ricordare ciò che fu e ciò che furono. Non è questo. La missione principale è il fatto che di cosa ci trasmettano adesso, di cosa ci parlano adesso. E non facciamo teatro classico, facciamo teatro contemporaneo con testi classici. Quindi il teatro può essere solo contemporaneo. E questo è il lavoro principale, lo sforzo principale, far immergerci in questi testi. Oggi più che mai abbiamo questa consapevolezza che questi autori sono più indispensabili che mai, perché credo che ci troviamo in un momento in cui l'aspetto materiale ha permeato in tutto il mondo. Penso a tutto ciò che sta succedendo in questa pandemia, è il risultato di uno spirito materialistico portato all'estremo. Quindi questi autori ci parlano dell'anima, ci parlano dello spirito, del senso vero della vita.
senza rinunciare a nulla, perché questo non vuol dire assolutamente restare in una nicchia. Lo dico perché, parlando di Calderón, in questo caso è il principe costante, che ho l'immenso di privilegio di dare voce e corpo tutte le notti, ci parlano dell'individuo, della libertà individuale, di ciò che davvero conta. Il principe costante è un canto alla libertà della ragione di Stato davanti alla ragione individuale. Sto parlando, insomma, in maniera molto generale, ma in qualche modo questa è la missione: far conoscere, ma soprattutto vedere che c'è un senso dietro questi autori, che sono anche oggi indispensabili. Molto bene, molte grazie, Lluís Omar. Ora lascerei la parola a Ignacio García, che rappresenta, dalla sua posizione di capo assoluto, al magnifico Festival Internazionale del Teatro Classico di Almagro, che è un punto di riferimento indispensabile per tutti i sostenitori del teatro, per tutti gli appassionati. Quindi ti lascio la parola per presentare questa magnifica istituzione. Grazie, Alessandro. Prima di tutto voglio ringraziare Teresa, Carmen e tutta la squadra dell'Istituto Cervantes per l'invito e per la magnifica iniziativa, e farvi gli auguri per i vostri 30 anni di lavoro importantissimi per la diffusione della cultura spagnola nel mondo. Voglio salutare i compagni qui presenti e tutti voi che partecipate a questo evento oggi. È importante fare una riflessione congiunta due giorni dopo la Giornata Mondiale del Teatro, e sul perché vogliamo continuare a fare teatro classico spagnolo. Io condivido con Lluís tutte le sue parole, ma vorrei sottolineare alcune cose prima di entrare in ciò che, nello specifico, ciò che è Almagro. Quando parliamo di teatro classico, in realtà parliamo di teatro contemporaneo su testi classici. Sono messe in scena che si fanno oggi per il pubblico di oggi, con la sensibilità dell'artistica di oggi. Penso che la presenza di Lenz oggi sia chiarissima per quanto riguarda la visione contemporanea e reinterpretativa dei testi classici. Ma partiamo dalla bellezza di questi testi che ci ha dato il nostro secolo d'oro. La casa fondamentale è la compagnia del teatro classico. Anche ad Almagro ha la sua riserva naturale del secolo d'oro, uno spazio protetto, uno spazio di libertà in cui gli artisti contemporanei possono reinterpretare i testi classici meglio che in nessun altro spazio. Perché meglio che altrove? Almagro è un municipio piccolo di appena 10.000 abitanti, è un paesino della Mancia che ha il lusso di possedere l'unico Corral de Commedia originale intatto che esiste in Europa, così come esisteva all'epoca. È un edificio originale del 1600 che, grazie a un miracolo storico, è stato conservato intatto. Altri teatri, il Teatro della Commedia, sede della Compagnia Nazionale, sono morti di successo, quindi il successo ha fatto sì che gli edifici si trasformassero in edifici contemporanei e moderni, e senza lasciare traccia dell'edificio originale. Ad Almagro l'edificio è rimasto intatto, ed è come fare un viaggio nel tempo, e quindi abbiamo potuto riprendere esattamente le caratteristiche di quell'edificio del 1600. Ma come ben dice Lluís, il museale, l'archeologico, non è la parte fondamentale, è il vissuto del teatro che è importante. Quindi ciò che rende, che dà la forza ad Almagro, non è che ci sia un edificio del 1600, ma che in quello spazio si faccia ancora il teatro preso da testi del 1629, che quindi gli spettatori ascoltino le parole di Lope, di Calderon, si possano commuovere, possano ridere, piangere, possano comprendere ciò che siamo come qualità. Ciò è ciò che ha fatto in modo che questi grandi autori abbiano questo valore. Almagro esiste da 44 anni, quest'anno festeggeremo appunto la 44esima edizione.
il luogo del mondo dell'orbe in cui si è più rappresentato Calderon. E abbiamo svolto circa 150 produzioni teatrali diverse in giapponese, in francese, in ungherese, in russo, di tutti i grandi titoli di Calderon e anche di titoli meno noti, perché anche questo è stato un progresso nel corso di questi 44 anni. Sebbene all'inizio, quando il festival inizia nel 1978, inizia con una vocazione accademica di studio del secolo d'oro, di recupero dei grandi titoli, poco a poco si scopre che aprendo più sedi, oggi abbiamo 112 sedi diverse in cui per un mese si rappresenta il secolo d'oro, si poteva aspirare a questi 7, 8, 10 mila titoli. Ogni maestro ci dà un'opinione diversa su quanti siano, perché è impossibile catalogare tutto il secolo d'oro, ma aggiungendo e raggiungendo un canone più ampio. Vorrei riflettere brevemente sull'idea del canone. Il canone stretto ha potuto danneggiare l'immagine del secolo d'oro stesso. Quando si parlava di Lope, De Vega, Tirso de Molina e al Calderón de la Barca, parlavamo di tre autori spagnoli, bianchi, castigliani e sacerdoti, per cui sembrava che il secolo d'oro fosse limitato a queste condizioni. Oggi il secolo d'oro sono anche le donne, donne variopinte, Sor Juan della Cruz, donne andaluse di origine morisca. Anche le donne sono parte del secolo d'oro, i nati in America, in Portogallo, che scrivono in castigliano o in portoghese o in altre lingue coufficiali, anche loro sono secolo d'oro. E credo che pian piano dobbiamo espandere il canone, includere autori che non erano all'interno di questo canone con le loro opere e anche le opere minori degli autori di riferimento. Sì, quindi Lluís parlava di riserva naturale del secolo d'oro ed è importante che gli artisti facciano le loro proposte in assoluta libertà. Questo secolo, questo è Almagro e questo continuerà ad essere. Insieme a Lluís lavoriamo su questo. Siamo riusciti a riaprire i teatri in Spagna, la Compagnia Nazionale di Teatro Classico e anche Almagro. Almagro è stato il primo grande evento teatrale dell'estate scorsa ed è stato un segnale importantissimo per le compagnie, per i teatri, per i festival spagnoli e per molti festival internazionali. Ricordiamo che l'anno scorso non c'è stato Avignone, Edimburgo, non ci sono stati grandi appuntamenti europei, ma siamo riusciti a resistere e ad Almagro continuiamo a essere convinti che è uscito due giorni fa un articolo di come Corrales de Commedia aprissero dopo le epidemie di peste ed erano un momento di energia collettiva e comunitaria. Penso che adesso rincontriamo su Zoom o su Skype. Credo che sia importante che molti giovani continuino a studiare così e continuino a condividere lo spazio che occupa il teatro e la riflessione su cosa sia e cosa voglia essere una società. E questo ci mette in assoluta relazione con Cervantes, con Lope, con Calderón e con tutti i nostri autori che hanno riflettuto sulla libertà, sulla giustizia, sulla compassione in un tempo come quello di oggi in cui è così importante sentire ciò che sentono gli altri in quest'epoca di sofferenza che ci ha toccato vivere. Credo che tutto ciò giustifichi l'esistenza di un luogo così meraviglioso come il Festival di Almagro. Ciò che ci spinge non è vero quello che diceva Alessandro, non sono capo di nulla, ho l'onore di dirigere una grandissima squadra che fa un grandissimo lavoro affinché ogni anno ad Almagro si riuniscano persone provenienti dai cinque continenti per mostrare i loro punti di vista diversi sui classici. Lluís era presente, per esempio in Costa d'Avorio si fa una Fuente Ovejuna che ci spiega che l'abuso di potere, la violenza contro le donne di cui parla Lope continua ad essere valida, vera oggi.
o come quando ho avuto il piacere di fare il Quixote in India e abbiamo scoperto che quella società gerarchizzata, quella società di caste che c'era nella Spagna del XVI secolo, che critica Cervantes, continua ad essere presente e vera in altri luoghi del mondo. E finché esistono queste ingiustizie, finché dobbiamo cambiare il mondo come lo voleva cambiare il Quixote, ha senso che Almagro continui a lavorare così. Grazie Ignacio per le tue parole. Ho letto il tuo articolo di un paio di giorni fa e poi ti farò una domanda su queste cose che hai detto, pensando alla situazione attuale. Parlando di riserva naturale di biosfera, che migliore esempio di spazio di reinterpretazione, di riscrittura di quello che può offrire un'esperienza che ha già un percorso importantissimo come quella di Lens Fondazione. È un enorme piacere per me dare la parola a Francesco Pititto, che è co-direttore, come ricordava Teresa Iniesta prima, della Fondazione Lens, che ha avuto esperienza in Spagna anche. Ha portato in Spagna i suoi spettacoli e lascio a lui la parola affinché presenti brevemente il percorso di Lens. Francesco. Grazie Alessandro. Prima di iniziare però volevo per dovere leggere due brevissime righe in spagnolo, questo ve lo devo, abbiate pietà per la pronuncia, ma dovevo assolutamente almeno. Buenos días a todos, me gustaría hacer un muy breve saludo en español. Gracias al Instituto Cervantes por la invitación y pido disculpas por la traducción al italiano. Pero amo tanto el idioma y me avergonzaría hablarlo mal, pero solo porque nunca lo hablo. Para hablar de Calderón de la Barca hay que ser muy preciso, entre muchos bellos conceptos diversos. Por eso agradezco a mi traductora Arianna, que será tan indispensable para mí a la hora de comunicar fragmentos de nuestra experiencia sobre el barroco de Calderón y de nuestra traducción escénica contemporánea, de la mejor forma y brevedad posibles. Allora, io cercherò adesso una sintesi quasi impossibile perché sto parlando di circa oltre 30 anni di lavoro. Lens è nata come Lens Rifrazioni, l'associazione culturale, quindi sostanzialmente un gruppo di artisti di diverse discipline che poi ha indirizzato tutta la propria attività nello specifico teatrale, e come Lens Rifrazioni abbiamo avuto quelle esperienze anche in Spagna di cui parlava Alessandro. Noi abbiamo lavorato su Calderón de la Barca dal 2003 al 2006. Nel 2003 la nostra vita e sogno è stata ospitata da Almagro, al Festival di Almagro. Il Magico Prodigioso nell'anno dopo, mi pare, nel 2004, e abbiamo debuttato con il Principe Costante, appunto, ad Almeria nel 2006. Ci siamo arrivati a Calderón de la Barca, non per caso assolutamente, anche perché apro una breve parentesi, in Italia è ancora purtroppo molto poco conosciuto, ed è un disastro perché è altrettanto importante quanto Shakespeare, per cui a questo bisognerà porre rimedio. Noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo tuttora perché abbiamo ricominciato dal 2018 al 2021, per cui sto già parlando anche di un futuro molto prossimo, perché debutteremo a giugno con La vita e sogno, di nuovo il dramma, mentre nel 2018 abbiamo installato, rappresentato il grande teatro del mondo, l'Auto Sacramental,
al Teatro Farnese di Parma, quindi in uno spazio monumentale, e l'anno dopo La vita è sogno, abbiamo mantenuto il titolo in spagnolo per diversificarlo dalla vita e sogno dramma, autosacramentale, anche questo che Ignazio ha visto di persona. Nella Galleria Nazionale, sempre del complesso monumentale della Pilotta, dove ha sede il Teatro Farnese. Ecco, dicevo, non ci siamo arrivati per caso, ci siamo arrivati appunto da Shakespeare, da una progetti pluriennali che tuttora continuano sull'Amleto di Shakespeare, e in particolare in quel momento, nel 2003, avevamo allestito, rappresentato un sogno di una notte di metà estate, per cui da lì sulla questione proprio della vita reale e del sogno e la relazione tra questi due stati dell'uomo, abbiamo deciso poi di indagare, attraverso uno studio che è durato tanti anni, alcune opere selezionandole ovviamente, alcune opere di Calderón de la Barca, e abbiamo iniziato con La vita e sogno. Ci siamo arrivati, così come per il Magico Prodigioso, ci siamo arrivati attraverso il Faust di Goethe, sul quale abbiamo lavorato anche su quest'opera per diversi anni. E al Principe Costante ci siamo arrivati perché, tornando alla questione della vita e sogno, i nostri attori, li chiamo storici, ma loro erano giovanissimi, sono diventati storici poi in questi ultimi anni, avevano fatto per diverso tempo, diversi anni, un laboratorio di sperimentazione con persone che avevano trascorsi psichiatrici, soprattutto nel manicomio di Colorno, che un manicomio era, per fortuna adesso è chiuso da tanti anni, era un'importante istituzione di manicomiale nella provincia di Parma. Ecco, attraverso questa esperienza, che a noi interessava moltissimo, perché noi ci chiamiamo Lenz proprio dalla novella di Buchner che parla degli ultimi giorni di vita del drammaturgo tedesco Jacob Lenz, che è morto pazzo nelle vie di Mosca. Ecco, e poi da lì, quindi come oggetto di indagine drammaturgica e filosofica, ci interessava la figura dell'uomo nella sua situazione più debole, più di sofferenza, che è quella situazione in cui pensiamo, dopo tanti anni, di aver trovato la condizione necessaria per poter dire alcuni testi, stare in alcuni testi. È quel confine tra vita e sogno, tra realtà e finzione, dove questi attori in particolare, che noi nel tempo abbiamo chiamato sensibili, possono collocare questi testi dicendo la verità, pur ovviamente. Ci sono alcuni critici che parlano appunto dei nostri attori, questi in particolare, che dicono il falso, ma lo dicono davvero, cioè è una condizione che permessa loro. È un discorso molto complicato, mi rendo conto, qui lo accenno soltanto, potremmo parlarne molto, molto a lungo, però in questo attore in particolare noi abbiamo trovato questa necessità del teatro contemporaneo, il senso del teatro contemporaneo, cioè come arrivare a dire la verità on stage. Però appunto qui mi fermo perché il discorso diventa molto complicato. Questo ci ha portato però ad affrontare anche il principe Costante. Il nostro Don Ferdinando era il culmine di questa esperienza dell'attore cosiddetto normodotato, il nostro attore storico, che in quel momento, prendendo a prestito la lezione di Grotowski e soprattutto del lavoro attoriale di Cislak, aveva spinto fino alla performance con riferimenti a Gina Pane, a Body Art, eccetera. Ecco, da lì in avanti però, sono passati tanti anni, abbiamo ripreso la questione, però rendendo come fondamentale, come protagonista, questa volta l'attore sensibile. Cioè l'attore sensibile sarà il nostro Sigismondo, poi abbiamo
messo di fianco a questa figura di Segismondo anche il Segismondo bambino. Ci sarà un bambino attore che ormai lo accompagna in queste diverse rappresentazioni su cui stiamo lavorando, e poi abbiamo immesso altri attori che sono gli attori anziani, proprio per avere questo spazio, no, dalla culla alla tomba, completamente coperto anche dal punto di vista dell'età, quindi la possibilità di poter di nuovo affrontare queste grandi opere. Qui mi fermo, Alessandro, fermami tu, perché altrimenti non vorrei rubare spazio agli altri. Grazie, Francesco. Sì, lo temas che stavo toccando sono interessanti. Grazie, Francesco. Sì, i temi che stavi toccando sono interessantissimi e ognuno potrebbe dare materiale per un incontro specifico. E chiaramente in questa occasione non possiamo dilungarci troppo. Ma vorrei ricordare le informazioni principali. Il Principe Costante, stiamo parlando di una delle opere considerate canoniche di Calderon. Non è stato sempre facile stabilire quest'opera come canonica. A proposito di ciò, mi piacerebbe citare una frase di uno studioso di teatro di pochi anni fa che ha affermato che nonostante l'importanza, è un articolo del 2018, nonostante l'importanza all'interno del canone drammatico universale, la tragedia dell'infante Don Fernando ancora non occupa il luogo che si merita nei palinsesti del paese che l'ha visto nascere. Questo è un articolo del 2018 che ricordava l'enorme apprezzamento che il Principe Costante ha avuto a partire dai romantici tedeschi, la traduzione realizzata da Schlegel nella sua raccolta di testi teatrali spagnoli che ha tradotto all'inizio del XIX secolo, l'apprezzamento di Goethe, con notissimo apprezzamento. Si cita sempre questa frase che compare sulla locandina dell'iniziativa del valore poetico del Principe Costante e della sua necessità, della sua esigenza per la comunità, la sua necessità. Goethe, che è arrivato a rappresentare o a far rappresentare quest'opera nel suo piccolo mondo, nel suo piccolo cosmo di Weimar, e poi ovviamente l'evento che si considera chiave, uno degli eventi chiave nella storia del teatro universale, del teatro concependolo come forma spettacolare e di azione, cioè il montaggio del grande direttore polacco Grotowski, e a metà degli anni 60 in Polonia, e poi ovviamente con alcune messe in scena al di fuori del suo paese. Bisogna arrivare agli ultimi anni per incontrare nuovamente un Principe Costante sulle scene, sui palchi recenti, e in questo momento abbiamo qui Lluís Homar, che rappresenta la Compagnia Nazionale di Teatro Classico. La domanda inevitabile è: Come ti è venuta l'idea di iniziare la vostra prima autentica stagione, la tua prima autentica stagione, autenticamente tua, vera e propria, al comando della compagnia, alla guida della compagnia, perché hai iniziato con questo testo? È stata una reazione ad altre scelte precedenti? È stata una scommessa? È stata una proposta consapevole? È stato un tentativo di tornare a un testo, forse come ricordavano degli specialisti, non troppo rappresentato? Sì. Sì. Per noi, per me, per la nostra squadra, era incomprensibile che dopo 35 anni di storia della Compagnia Nazionale, un testo così fondamentale come il Principe Costante, difficilmente comprensibile. Solo è stato un lavoro di divulgazione, perché come hai ricordato, anche Goethe
ha detto che può sparire tutta la poesia del mondo fino a questo momento e solo questa eredità sarebbe sufficiente per l'umanità, questa eredità di Grotowski o Merkel in Russia. Quindi sono autori di un materiale che ha aiutato a creare l'immaginario europeo e che in qualche modo questo testo ha fatto un lavoro fondamentale. Quindi qui si potrebbe iniziare un dibattito, ma questo non è il luogo adatto, ovviamente non è il luogo pertinente, ma noi abbiamo una relazione molto particolare con il nostro patrimonio, non solo del secolo d'oro, ma possiamo parlare anche dell'operetta, possiamo parlare di qualsiasi cosa. Spesso non valorizziamo ciò che abbiamo e non capiamo quanto sia stato decisivo questo materiale, quindi fenomeni come quello di Francesco Pichitto, che valorizza a volte da fuori qualcosa che da dentro difficilmente è stato valorizzato. Quindi questa è una realtà. Quindi il nostro lavoro era cercare, nella misura del possibile, sanare a queste pecche qualcosa che è di difficile comprensione, perché non possiamo non pensare che all'interno di questa mentalità, di questo aspetto patriottico nostro, si è considerato Calderon un autore franchista, questa cosa di cattolico, apostolico e romano. Menéndez Pelayo in qualche modo ha detto che c'era un pensiero ridotto, assolutamente limitato. Questo è materiale non utilizzabile, ci stiamo perdendo qualcosa di assolutamente fondamentale. Quindi è vero che in quel senso c'era bisogno di un direttore coraggioso e saggio per affrontare un testo del genere. E nessuno in Spagna, è stato rappresentato ovviamente, si contano sulle dita di una mano, quindi si aveva bisogno di una persona coraggiosa per rappresentare questo testo. Quando parlavo con persone, però per fare quest'opera devi fare una versione. Noi non abbiamo fatto nessuna versione, abbiamo portato il testo così com'era, così com'è. Quindi c'è praticamente tutto il testo. Ci sono state piccole manipolazioni, e il linguaggio però utilizzato è quello che ha utilizzato Calderon, non c'è stato intervento sul vocabolario, per cui vivere tutte le sere un ascolto per due ore in cui si fa conoscere questo testo, sembra una bugia, non sembra vero, ma stiamo facendo un lavoro di nuova scoperta di un testo nostro che praticamente era ignoto a parte il titolo, era praticamente non conosciuto, e questo è qualcosa che per noi era molto chiaro, che era una dichiarazione di intenti. Siamo partiti come spettacolo principale con questo testo, quindi ripeto, è un peccato perché per noi è stato affascinante essere sommersi, immergerci in questo testo, e qui c'era questa cosa qui, la parte più cattolica c'era, però per noi l'opera non è una lotta tra l'Islam e il cristianesimo, ma tra il cristianesimo primitivo e il cattolicesimo controriformista anche. Ci sono dei valori di questo cristianesimo primitivo che in questo senso, quando il cristianesimo ancora non era uno strumento dello Stato, ma che aveva ancora viveva nella sua essenza, e questo c'è nell'opera. Quindi è qualcosa, io che inoltre ho l'enorme piacere di poter dire tutte le sere questi monologhi che sono incommensurabili. E voglio anche spezzare questa lancia, ovviamente io che sono attore, ma il testo di Calderon, così come l'ha scritto, si capisce, è qualcosa che può arrivare, perché a volte noi, non so, ci fermiamo a pensare che magari che il verso barocco si capisce e non si capisce, lo capisce chi lo pronuncia ma non chi lo ascolta. No, è uno strumento che è possibile far comprendere, così come si può comprendere il verso di Shakespeare.
Io non ho alcun dubbio che Calderon abbia fatto, cioè noi abbiamo un lavoro fondamentale in giorni come oggi, l'Istituto Cervantes è molto importante, cioè il lavoro di esporre a Calderon nel luogo che gli spetta, per questo le iniziative di Lenz sono fondamentali, ma dobbiamo farlo soprattutto a partire dal luogo di nascita di Calderon, perché Calderon non è nel posto che gli spetta. Noi abbiamo una missione fondamentale. Chiaramente uno può pensare a Shakespeare. Shakespeare è nel posto che merita, che gli spetta. Calderon non si trova in quel posto. Per cui ovviamente anche gli altri autori meritano il posto, ma Calderon è uno per cui abbiamo l'obbligo di mostrarlo. Qui in Spagna dovremmo pensare e ripensare al Secolo d'Oro e nello specifico a Calderon e far di Calderon una questione di Stato, è un servizio pubblico. Io ho molto chiaro che mi trovo in un'istituzione, per questo parlo del fatto che dobbiamo far arrivare tutto ciò agli spettatori non solo spagnoli, ma di tutto il mondo, nell'America Latina, di tutte le nazioni che condividono la stessa lingua. Quindi abbiamo questa missione. E la verità è che è un piacere, se mi permetti, intervenire un attimo per dire solo che ciò che stavi dicendo della missione è importantissimo e, chiaro, giustifica la vostra attività, la vostra scelta. Quindi la domanda che mi piacerebbe farti, che mi piacerebbe fare a Francesco Pittito di Lenz, è perché per loro non è stata una missione, cioè la scelta del principe Constante è stata una scelta. Si è bloccato? Sospeso. In cambio, è stata una scelta di politica culturale. Quindi la scelta di Lenz è stata una scelta di politica culturale. Quindi mi piacerebbe che Francesco ricordasse come sono state le cose, come è nato questo progetto del principe Constante, quando è stato come si è realizzata questa opportunità importantissima e discussa di farlo debuttare ad Almeria, cioè un altro festival importantissimo di teatro che si svolge in Spagna ogni primavera. Francesco. C'è stata probabilmente una progressione di interesse nei nostri confronti, appunto data la scelta di un autore che in Italia è pochissimo tradotto, pochissimo conosciuto, diversamente dalla Germania, e anche forse l'approccio con il quale noi poi abbiamo lavorato su queste opere. Abbiamo, perché questa è la nostra funzione, non siamo un teatro tradizionale, siamo un teatro di ricerca e sperimentazione da sempre, dal 1985, e questo abbiamo sempre fatto. È che indagando in profondità e come accennavo prima, ritrovando nell'oggetto dell'attore sensibile, cioè della figura umana, nel suo punto zero, come diceva Hölderlin, nel punto in cui esprime il massimo della potenzialità dell'essere umano, sia poetica che artistica che di espressività di qualsiasi genere, abbiamo ritrovato in queste opere, nella figura di Sigismondo, cioè il concentrato di questi temi, di queste tematiche, anche rapportate al tempo storico e anche rapportate alla nostra funzione, che è quella di dar vita, così come con Shakespeare, di dare vita nuova all'opera in senso contemporaneo, cioè di riportarla alla vitalità, a ridarle vita proprio in relazione a quel momento sta accadendo nel mondo, ma soprattutto nella persona umana e nelle relazioni umane.
Dal punto di vista, poi anche questa stranezza di poter, appunto, grazie alla richiesta di poterlo rappresentare ad Almagro nel festival barocco più importante del mondo, direi, è stata anche un'opportunità, questo per scatenare relazioni di qualsiasi tipo. Le nostre rappresentazioni, le nostre messe in scena sono state molto criticate, in parte molto applaudite ma anche molto criticate, nel senso che non c'era certo un intento filologico o di qualsiasi altro tipo. L'intento era quello appunto della ricerca sperimentale per portarlo alla contemporaneità. E questo è successo sempre. Ciò nonostante, il secondo anno siamo stati con il Marchio Prodigioso e sempre ad Almagro, e anche lì ha sviluppato un discorso abbastanza forte, sempre molto interessante, sempre ad alto livello, però di contrasto. Andavamo probabilmente a mettere il coltello nella piaga di un monumento che nello stereotipo poteva essere rappresentato solo in un modo e non invece in tanti altri modi, tante altre versioni, no? E così poi questo ha portato anche a questo viaggio, per prima di fare il Principe Costante e di fare la premiere a Almeria, abbiamo fatto un lungo viaggio attraverso la Spagna e siamo andati anche in Marocco, cioè siamo andati direttamente nei luoghi pensati da Calderón de la Barca, siamo andati a Ceuta, siamo andati a Fez, siamo andati a Tangeri e lì siamo andati in mezzo alla gente con i nostri attori, abbiamo fatto la partitella calcetto, avrebbe detto Pasolini, anche di fianco alla moschea di Tangeri, i nostri attori con le parrucche, con i ragazzini che giocavano a pallone con noi. Cioè, ecco, abbiamo fatto questo tipo di esperienza, tutto questo è servito poi per creare la imagoturgia, cioè tutta la parte di immagine che abbiamo poi immesso dentro la rappresentazione teatrale, ma soprattutto ha formato gli attori, cioè ha messo la condizione negli attori di avere più conoscenza, di avere più esperienza, di avere più colori, cromatismi, suoni soprattutto. E quindi, ecco, questo ma in parte anche rimasto. In più abbiamo aggiunto adesso in queste ultime tre produzioni che abbiamo fatto e stiamo facendo, abbiamo aggiunto il monumento. Non sono più mise-en-scène, ma sono mise-en-site, cioè facciamo installazioni site specifiche in grandi spazi che già contengono molti segni della storia. Sono gallerie, il teatro farnese è il teatro barocco più grande del mondo. Quindi, cioè, sono pregni di storia, pregni di segni, soprattutto sono quelli che interessano a noi, con i quali relazionarci. Ecco, anche ad Almeria ha scatenato un putiferio. Siamo stati difesi da Ricard Salvat, che in quel contesto ha detto: beh, ma cioè, voi ve la state prendendo con chi? Con degli artisti italiani che hanno lavorato su una trilogia di Calderón che in Spagna ve la sognate, a quel tempo ovviamente, sto parlando del 2003. Ecco, e soprattutto stanno mettendo un Don Fernando in scena che appunto trae vita dall'esperienza di Grotowski e del suo attore rappresentativo, non del Cisla, per cui mettendo in relazione tutta l'arte performativa contemporanea di quel tempo e anche fin dagli anni 60, e la state intrecciando un'opera barocca. Ecco, per cui siamo stati difesi forse da una figura che anche ci ha confortato in questa specie di battaglia in trincea. Ecco, questa è stata un po' la nostra storia, molto in sintesi, molto veloce. Sì, 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 ve la faccio per cenni. Sì, però effettivamente lo che sta emergendo. Effettivamente ciò che sta emergendo, mi sembra, da tutti gli interventi, è quest'idea, questa fase del teatro contemporaneo con, su o a partire da testi classici. L'idea di come legare il patrimonio con la realtà attuale del teatro. Sì, esistono i testi, ma non bisogna viverli, sovrinterpretarli o offrirli soltanto in funzione filologica o di salvataggio museale, ecco, di utilizzo museale.
ma prenderli come pezzi patrimoniali che sono lì, di patrimonio, che sono lì per la reinterpretazione. In questo senso, per esempio, una delle messe in scena più importanti, più principali, che ricordo di aver visto, non so se ad Almagro, di una compagnia, non mi ricordo se giapponese o coreana, è un'opera stupenda realizzata in giapponese o in coreano, quindi senza capire nulla, ma il valore della messa in scena il valore visivo è fondamentale, va incluso más allá della parola. Quindi era un valore che andava oltre la parola, perché anche se quello che ha detto Lluís, l'importante è anche la parola di Calderón, ma oggi la proposta, non dico che possa prescindere dalla parola, ma possa andare anche oltre. E in questo senso vorrei chiedere a Nacho se effettivamente l'ultima edizione del Festival di Almagro, con tutte le difficoltà che ha comportato, ovviamente a causa della situazione sanitaria, si è rispettato questa tendenza a proporre, da un lato, spettacoli più tradizionali, tra virgolette, ma dall'altro lato anche sperimentazioni. E ti chiedo, non so se qualche suggerimento di qualche anticipazione di ciò che sarà l'edizione di quest'estate. Grazie Alessandro, in effetti sì, per noi la cosa fondamentale era e continuerà ad essere difendere l'essenza di ciò che noi chiamiamo la riserva naturale del Secolo d'Oro. Francesco ha parlato delle proposte di Lenz che sono formidabili, e Lluís della Compagnia Nazionale, sembrano due mondi completamente differenti, sembrano due modi di affrontare la questione totalmente differenti, ma il senso di Almagro è che accetta, include tutti. Noi difendiamo un'idea sia all'interno della nostra squadra, sia con le compagnie, che è la democratizzazione dell'errore, cioè che tutti hanno lo stesso diritto a sbagliare o a fare un'interpretazione corretta di Calderón, e che non ci sia solo una linea filologica che possa legittimare l'interpretazione di Calderón. Crediamo che tutti abbiano la loro da dire in base alla loro sensibilità. E quindi da tutto il mondo si fanno proposte di Sor Juana, di Calderón, e questo credo che arricchisca e dia senso a questa riserva naturale. Per approfondire il concetto, che credo abbia a che vedere, a che fare con questa cosa che mi hai chiesto e come andiamo avanti in questo anno. Una riserva naturale è una specie in cui è un ambiente in cui si proteggono, si curano specie protette per delle specie che rischierebbero di sparire. Quindi la lince, per esempio, nel sud della Spagna abbiamo una riserva che ha fatto il miracolo, quindi la lince iberica non sparirà grazie al lavoro di questa riserva naturale. Quindi il paragone dei repertori è questa. Ciò non andiamo contro il pastore tedesco, ma questo è qualcosa che non richiede uno sforzo pubblico determinante per mantenere lo sforzo. Che si faccia o non si faccia Romeo e Giulietta, oggigiorno non dipende né dalla Compagnia Nazionale di Teatro Classico né dal Festival di Almagro. Ci sono molte compagnie del mondo che la faranno e che continueranno a farlo, ma che si dia importanza al Principe Costante o ad altre opere meno conosciute è in mano alle istituzioni, che devono difendere questo patrimonio, lasciando libertà agli artisti contemporanei nel loro modo di affrontare questo repertorio. Mi piace utilizzare anche la metafora architettonica, come se stessimo restaurando la cattedrale di Notre Dame mentre le nostre cattedrali stanno cadendo. Quindi
perché la Compagnia Nazionale fa questi titoli, porta in scena questi titoli, per questo motivo qui, per difendere il nostro patrimonio. Noi pensiamo che stiamo arricchendo la biodiversità scenica, cioè gli animali che convivono sui palchi del mondo sono diversi, sono variopinti, abbiamo diverse sfumature. E in questo modo noi riusciamo a dare, ad apportare queste sfumature. E ovviamente dobbiamo accettare il rischio e accettare l'errore che sempre arriverà. Ma la miopia filologica non è garanzia del fatto che qualcosa venga meglio. Quindi non è necessario che ci sia una... Cioè la garanzia filologica non è garanzia di successo. Quindi che cosa è importante, il verso o le immagini che propone La vita e il sogno? Beh, è difficile, io non mi sento in grado di prendere questa decisione. Per questo abbiamo voluto fare un festival sempre più grande e sempre più ricco, in cui entrino più sguardi diversi, in cui ognuno possa sbagliarsi a modo suo. E questa è l'intenzione di quest'anno. L'anno scorso il nostro obiettivo era sopravvivere, e che Almagro fosse una fiamma di speranza che lanciasse un messaggio agli altri teatri, agli altri festival, che bisognava continuare a riunirsi nelle piazze con attenzione, con le misure di sicurezza, ma che dovevamo fare il teatro come il teatro è sempre stato concepito, insieme, come un atto comunitario. Oggi la nostra sfida è recuperare le nostre linee di programmazione che abbiamo dovuto sacrificare l'anno scorso per ragioni sanitarie, la programmazione nazionale, i certamina di giovani, di registi giovani con una nuova visione sui classici, il barocco familiare per tutti i pubblici, spettacoli su spazi chiusi che l'anno scorso non sono stati fatti. Questa è la sfida. E quest'anno Almagro non solo continua ad esistere a fare il secolo d'oro, ma che non posso fare altri annunci perché ancora non è ufficiale la comunicazione, ma penso compagnie che provenienti da luoghi lontani, quindi a dare in altre lingue e con altri codici la loro versione del secolo d'oro. E speriamo che il pubblico che verrà quest'anno ad Almagro si sentirà di nuovo al centro del mondo e del secolo d'oro. E a parte di avere questi luoghi meravigliosi, l'unico Corral de Commedias conservato perfettamente in tutta Europa, i palazzi, i conventi originali del XVI e del XVII secolo, far teatro in questi luoghi e assistere a un'esperienza che abbia diverse luci. A proposito di immagini e di vedere un'azione teatrale nello spazio, cerco, vediamo se riusciamo a farlo. Condivido con voi un pezzettino di una messa in scena importantissima di Lenz, che vedremo un pezzetto o alcune immagini, solo delle fotografie della messa in scena che in questi giorni sta realizzando la Compagnia Nazionale di Teatro Classico. Vediamo se riesco a farlo, perché come avete visto la linea va e viene, ma sembra che adesso ce l'abbiamo. Vediamo. Provo a condividere questo video. Vediamo se riusciamo a farlo vedere. Non so se sentite, vado un po' più avanti. Questo che state vedendo è il dialogo tra l'autore e il mondo, del grande teatro del mondo, e l'autore, come potete vedere, è un bambino. Sì, questo è proprio l'inizio è appena questo l'ingresso del Teatro Farnese. Sull'immagine che viene proiettata è l'immagine del mondo che fra poco apparirà da quella porta fisicamente. Eccolo qui. Ed è la nostra attrice straordinaria, sensibile, che
che nella Vite e Sogno del 2003 portava la figura del gassioso di Clarin e che abbiamo ripreso adesso in un assolo che porta il titolo Altro Stato e che ve lo do in anteprima, anche se non potrei, è stato invitato alla Biennale Teatro di Venezia a luglio. Questa è un'attrice straordinaria che ci rappresenta molto. Interrompo la condivisione. Un attimo, perché vedo che la linea non va benissimo. Non so se si ma vorrei sentito. Commentare. Sì, abbiamo sentito le tue parole. Sì, ok. Sì. Il commentario è arrivato perfettamente, era solamente. Il commento è arrivato benissimo, benissimo, era soltanto un esempio di come all'interno di uno spazio. Quindi questo settore del Palazzo della Pilotta, che non è pensato per fare teatro, ci sono altri spazi interni, però quello spazio si può utilizzare, si può usare uno spazio monumentale importantissimo in combinazione con la recitazione, con la proiezione di immagini, con l'utilizzo per esempio della porta come via di accesso dell'attore, del personaggio sul palco. Insomma, una proposta chiaramente non tradizionale, una proposta di ricerca, di indagine, che riassume una serie di riflessioni e di ricerche che Lenz fa da tantissimo tempo e che si trovano in altre esperienze del teatro contemporaneo. In questo, come contrasto, ma anche come forma di riflessione, vorrei mostrarvi alcune fotografie di fotogrammi presi dallo splendido materiale che mette a disposizione nella pagina web la Compagnia Nazionale come per accompagnare le funzioni, che gli spettacoli che realizza. Vediamo se riusciamo a farlo, questa volta dovrebbe essere più facile perché avevo inserito alcune foto in un PowerPoint che avevo preparato per darvelo, per metterlo a disposizione. Vediamo se potete vedere questa immagine, che è un'immagine della compagnia, non della messa in scena, con le maledette mascherine con cui ormai stiamo convivendo. Si può intuire come è costruita la scenografia. È uno spazio, non so se mi sentite, sì? E qui vediamo, forse per commentare i costumi, vediamo sia i mori e i cristiani, che siamo vestiti allo stesso modo. Non è un confronto e non è uno scontro tra due culture, ma non è un conflitto tra Islam e cristianesimo, ma ci troviamo più in quell'idea del potere dell'individuo, perché questo conflitto c'è anche all'interno del cristianesimo stesso, perché la decisione che prende Fernando non è la decisione che ha preso Duarte poco prima di morire, che ha deciso che si consegni Ceuta in cambio della sua liberazione. Quindi era importante il confronto di culture. Qui ora vediamo uno spazio che in qualche modo ci suggerisce una situazione geografica per luce, per materiale. Siamo più vicini al deserto, ma è sempre uno spazio che suggerisce, suggestivo, che fa sì che lo spettatore possa mettere la sua parte attiva, partecipare in forma attiva. Sì, è uno spazio neutro, è sempre così. Vediamo che il pavimento, c'è la terra, la sabbia, in cui evidentemente la luce, chiaramente la luce ha un'importanza fondamentale perché crea i diversi spazi attraverso appunto diversi percorsi.
mostro un'altra fotografia dove si vede molto bene quello che stavi dicendo della sabbia sul pavimento. E questo è un momento molto poetico della riflessione di Fernando, sì, del momento dei fiori, con i fiori, che parla con Fenix. E questa scelta, beh, lo sfondo è neutro, neutralissimo. La presenza dei musicisti del quartetto di archi, che è quasi sempre sul palco, si entrano ed escono, sono musicisti e sono attori. Chiaramente l'ascolto è importante rispetto a ciò che succede, ed è un elemento importante questi pantaloni che ci riportano ai prigionieri di Guantanamo, per dirlo così. Quello è il momento in cui Fernando è già libero, già è prigioniero. E poi volevo farti vedere un altro momento più avanti, con Fernando in condizioni peggiori, con altri prigionieri che gli offrono quasi un appoggio, un sostegno da mangiare. Fernando è proiettato già verso l'eternità, verso l'aldilà. Quindi, se vuoi commentarlo, sì, questo è il momento finale di queste parole meravigliose. Uomo, guarda che la verità continua, c'è l'eternità, perché tu sei la tua maggiore malattia, la malattia non esiste più. E questo è il momento in cui gli viene offerto il pane. Quindi è il momento in cui intraprende questo viaggio finale. Il viaggio di Fernando è un viaggio verso la felicità, perché è un viaggio verso la coerenza, verso l'integrità, verso la libertà. Ed evidentemente, chiaramente è così, viene sempre suggerito con la parola. E qui sì, vorrei aggiungere, e mi sembra meraviglioso il lavoro di Lenz di utilizzare questi attori sensibili, come li chiamate voi, che alla fine la cosa importante è il viaggio verso la verità. E ha raccontato molto bene questa verità a partire da questa sensibilità. Però sono molti percorsi per raggiungere questa verità. Ciò che non può essere negoziato è che non cerchiamo il compromesso con la verità, e questo compromesso con la verità ha molte strade, come ha detto prima anche Nacio, quando per esempio in Costa d'Avorio, quella fonte Vehuna in cui venivano utilizzate poche parole del testo originale, poca retorica, ma c'era una verità incredibile, sconvolgente. La verità però può essere raggiunta anche con la parola, perché in questi momenti la parola viene un po' messa di lato, messa da parte. Sono molti i fronti, ma ciò che è innegoziabile è la verità. Ti propongo un'ultima immagine, che è l'immagine che mi piace molto, perché insomma si vede anche il movimento molto, e si vede come il buio abbia coperto quasi tutto. E ci troviamo già nel momento della santificazione quasi. Sì, e qui c'è una scommessa da parte di Chamin Albertin, di Fernando, che chiede di essere coperto con il telo che ha dato il senso alla sua vita. Poi arriverà il re, il nuovo re, il re Alfonso, toglierà il velo e gli metterà l'armatura e la spada per trasformarlo in un simbolo patriottico, che non era ciò che voleva Fernando. Voleva solo essere coperto da questo velo, da questo voto di povertà che ci lega al cristianesimo primitivo, che ci lega anche al senso dei mistici, Juan de la Cruz, Santa Teresa. Voglio dire che sono anche elementi che si trovano lì dentro. Voglio ricordare che in una delle fonti possibili, tra virgolette, di Calderon, c'è il poema del... Evidentemente questo episodio. Questo poema dove racconta questo episodio della storia del Portogallo. C'è un verso molto bello che dice, Camões, parlando di Don Fernando,
che chiude un'ottava bellissima, che si interessa di più, gli interessa più Don Fernando, a Don Fernando il bene pubblico che il proprio bene, quindi sceglie il bene pubblico davanti alla sua salvezza personale, che è un po' uno degli assi fondamentali di tutto questo viaggio. Mi sembra corretta l'espressione del viaggio di trasformazione di Fernando da principe a martire. Questa figura del potere legata al potere, a un potere della libertà personale. Il potere della libertà di scelta, della libertà personale, che mi sembra una delle funzioni del teatro, è anche una funzione del teatro. Una funzione ontologica del teatro. Vedo che già siamo arrivati alla fine del tempo a disposizione, che come sempre è molto breve. Ed è molto, molto minore rispetto a... Non so, Carmen, dici tu se che abbiamo tempo di prendere delle domande dal pubblico, se siamo fuori qualsiasi possibilità. Possiamo sì chiedere al pubblico se ci sono domande, se avete domande da fare ai nostri ospiti. Ricordo che una delle grandi opportunità che hanno gli alunni dell'accesso a Teatroteca è quello di entrare a contatto diretto, non diretto ma mediato dall'immagine, con dei montaggi importantissimi, e all'interno di questi montaggi avrete il privilegio enorme di poter vedere ciò che è sulla scena madrilena della compagnia. Quindi aggiungo che oltre alla Teatroteca anche la Fondazione Lens ci ha dato la possibilità di accedere ad alcuni video attraverso il sito web, e la pagina di Lens ha una grandissima quantità di materiali a disposizione. Quindi gli alunni che partecipano al progetto possono... Posso aggiungere, forse Francesco, Alessandro? Volevi dire qualcosa? Sì, Francesco. Grazie. Sì, sul sito poi caricheremo un PowerPoint che avevo preparato per questa occasione, ma poi era impossibile visto che dura circa 40 minuti, quindi non era praticabile. Lo caricheremo però sul sito ed è a disposizione di tutti gli interessati, gli studenti se vogliono, dove è un PowerPoint che presenta una serie di immagini dal 2003 fino ai giorni nostri, e contiene sia parti del dibattito di cui vi accennavo prima, il contrasto tra le diverse visioni, sia alcuni pezzi, frammenti dei testi tradotti e ritrascritti, e tutte le tante immagini che riguardano tutte queste rappresentazioni. Per cui lo caricheremo sul sito e tra un paio di giorni sarà disponibile. Perfetto, è stupendo, muchísimas gracias. A ver si hay alguna pregunta por parte del pubblico. Ci sono domande da parte del pubblico, che ringraziamo per la partecipazione. E se non ci sono domande, se non ci sono altre osservazioni, io vorrei riprendere un'espressione di Ignazio, che ha parlato di fiamma di speranza prima, anche in un'intervista sua ha parlato dell'edizione dell'anno scorso di Almagro come un faro di speranza. È chiaro, in una situazione, come ricordava lui, in cui in Europa sono state cancellate praticamente tutte le opere, rappresentazioni. Quindi in questo senso credo che la Spagna si presenti in una situazione europea molto difficile, complicata per il mondo del teatro, e la Spagna ha rappresentato effettivamente un'eccezione straordinaria, stupenda. E stavamo parlando prima dell'inizio della tavola rotonda, abbiamo parlato di una specie di bolla.
di una bolla felice, di un'oasi felice con tutti i problemi, ovviamente i limiti imposti dalla situazione, ma Ignacio stava ricordando in un articolo di un paio di giorni fa la funzione sociale e la dimensione sociale che ha il teatro. È chiaro, in questi tempi, di questi tempi la socialità è molto più difficile, è una socialità a distanza, e tuttavia è un'altra forma di socialità, per quanto quella vera, speriamo di poter tornare a viverla ad Almagro, a Parma, magari, per degli spettacoli di Lenz. Ovviamente, se sarà possibile, andremo a vederli bene, speriamo appunto di poter tornare a Madrid, a Milano. Speriamo di poter riprendere con le iniziative teatrali. Grazie a tutti e do la parola a Teresa e a Carmen affinché finalizzino questo appuntamento. Molte grazie a tutti. Volevo solo dirvi che questa conferenza è stata registrata e la pubblicheremo sulla nostra pagina di YouTube in spagnolo e in italiano. L'unica cosa è che dovrete aspettare un po' di tempo, ma dopo delle vacanze di Pasqua avrete a disposizione entrambe sulla nostra pagina YouTube. Grazie mille a tutti i rappresentanti e agli studenti per essere qui oggi. Molte grazie a tutti. Felice teatro a tutti, felici esperienze teatrali a tutti, in qualsiasi città o festival o occasione. Molte grazie. Arrivederci, grazie per questa meravigliosa iniziativa. Grazie a voi.